Ciao! In questo video esploriamo insieme l'ePortfolio e le sezioni che lo compongono. L'ePortfolio è lo strumento digitale che ti accompagna durante la scuola secondaria di primo e secondo grado. Ti aiuta a seguire lo sviluppo delle tue competenze, individuare i tuoi punti di forza e a compiere scelte consapevoli. Come prima cosa, per consultare il tuo ePortfolio, accedi a Unica dall'app. Vediamo ora come è strutturato. Scorrendo, trovi le prime sezioni dell'ePortfolio. Percorso di studi è la sezione che raccoglie le informazioni sul tuo percorso di istruzione e le esperienze formative che hai svolto in ambito scolastico. La sezione Sviluppo competenze ti consente di monitorare come le tue competenze si sviluppano attraverso lo svolgimento di attività scolastiche inserite dalla scuola, extrascolastiche inserite da te e l'acquisizione di certificazioni che possono essere inserite da te o dalla scuola. Scorrendo ancora, trovi la sezione dedicata al capolavoro. Inserisci, per ciascun anno scolastico, almeno un prodotto che ritieni particolarmente significativo in relazione ai tuoi progressi e alle competenze sviluppate. Poi, trovi la sezione per l'autovalutazione, disponibile prossimamente, in cui potrai autovalutare le competenze che hai maturato e scrivere le riflessioni sul percorso svolto. Chiude l'ePortfolio la sezione Documenti, dove trovi la certificazione delle competenze, il curriculum dello studente e dall'anno scolastico 2024-2025 anche il consiglio di orientamento. Questi documenti saranno resi disponibili in diversi momenti del tuo percorso scolastico.